Calma. Questo si vedeva anche dai video, però vederlo con i propri occhi è diverso, no? La situazione è molto complessa e ci sono varie emergenze diverse. Adesso quello che per me è molto importante è che si fermi. E questo riguarda il tema del maltempo, riguarda il tema delle frane eventuali. Quello che ho trovato è una situazione nella quale c'è bisogno di molto lavoro, però mi consenta di dire che ho anche trovato cittadini molto orgogliosi che stavano al lavoro e che dicevano ci rimettiamo in piedi, questo è molto importante. E ho trovato tantissimi ragazzi giovanissimi che arrivavano dappertutto per dare una mano, perché l'Italia tira fuori il suo meglio in queste situazioni di paradosso. Chiaramente adesso il compito nostro, al netto del lavoro incredibile che hanno fatto dalla Protezione Civile, tutte le nostre forze dell'ordine, forze armate, il lavoro nostro è quello di garantire risposte immediate. La ragione per la quale io volevo venire qui oggi, e mi scuserete se c'è stata suspense su dove dovessi andare, ma non era questo che volevo fare, no? Lo so che mi avete cercato, però non saremmo riusciti. Io preferivo, non è il momento delle passerelle, sono scesa in posti così, a caso. Mi sono anche commossa, beh, io mi commuovo spesso. Però ho trovato tanta gente commossa, commossa chiaramente dalla tragedia che viveva, ma anche commossa di speranza, no? E dicevo, per noi è importante dare risposte immediate, c'è un Consiglio dei Ministri convocato, come sapete, per martedì, c'è tutta la giornata di domani per ottimizzare i provvedimenti, per questo volevo venire domenica, perché domani posso passare la giornata insieme ai ministri che sono già al lavoro e che intanto mi mandano le loro iniziative, le loro idee su tutto quello che si può fare. E ho parlato ovviamente col Presidente Bonaccini, con i sindaci e con ovviamente la Protezione Civile per capire quali debbano essere le cose prioritarie. Davvero voglio ringraziare qui anche il prefetto, vice ministro Bignami è al lavoro già da giorni, è venuto il ministro Salvini nelle scorse ore. Cioè, il Consiglio dei Ministri, il governo c'è, ci sono anche gli altri livelli istituzionali, c'è qui un livello di collaborazione che è molto prezioso in una situazione come questa. È stata una tragedia, ma noi dalle crisi possiamo sempre rinascere forti e quindi può essere anche un'occasione di mostrare quanto l'Italia sappia essere concreta e immediata. C'è una previsione delle stime dei danni? È difficile fare ancora una previsione delle stime dei danni, io so che i danni sono ingenti. È stata fatta una prima stima dei danni sulla viabilità, ma finché noi non siamo sicuri che la situazione si fermi diventa molto difficile. In ogni caso chiaramente andranno mobilitate molte risorse. E anche qui il governo è già al lavoro per capire quali possano essere e quali debbano essere i fondi prioritari, da quale, le situazioni prioritarie da quali attingere a questi fondi. Non stiamo più parlando dei... Chiaramente noi nelle prossime ore anche stanzieremo altre risorse che sono però per l'emergenza, i 10 milioni, i 20 milioni servono adesso a garantire i soccorsi per paradosso. Dopodiché, fondo europeo emergenze, per esempio. Il Fondo Europeo Solidarietà è un fondo che secondo me, per esempio, è uno dei fondi che possono essere utilizzati. Poi qui voglio dire un'altra cosa, guardi, io vengo dal G7 come voi sapete e indipendentemente dal G7, dove pure c'è stata grande disponibilità, grande solidarietà, sono molti i colleghi che mi hanno scritto in questi giorni per dire Giorgia se serve qualcosa noi ci siamo. Per cui nelle prossime ore cerchiamo di ottimizzare anche questa disponibilità, che per ora magari può essere di idrovore, per dire, o che è di Protezione Civile. Noi abbiamo una Protezione Civile straordinaria. Io raccontavo qui che al G7 la Presidente del Fondo Monetario Internazionale, davanti a una serie di leader internazionali, ha detto che l'Italia ha una delle protezioni civili migliori del mondo, se non la migliore del mondo. Quindi, e però c'è stata anche tanta solidarietà a livello internazionale, anche quello credo che vada utilizzato. Se ci sono delle modifiche da fare anche sui fondi europei, penso che su questo non incontreremo difficoltà. Guardi, sul PNRR ho sentito dire le cose inesatte, ho sentito parlare di 9 miliardi eccetera. Le risorse che il PNRR destina a queste fattispecie viaggiano intorno ai 2,5 miliardi, ma voi sapete che in alcuni casi sono già mobilitate su progetti esistenti e devono essere spese entro il 2026. Sono contenta che si parli del PNRR, perché evidentemente si è d'accordo sul fatto che in alcuni casi le risorse devi spendere nel migliore modo possibile, anche ridiscutendo se necessario qualcosa che è meno urgente. Però io credo che in questa fase occorra lavorare più su altri fondi che riguardano anche l'Europa. In ogni caso le risorse
che servono saranno individuate. Saranno individuate per fare cosa? Cioè, quali interventi sta già pensando? Anche se ci sarà un CDM, però quali priorità si è fatta con che tempistiche? I primi provvedimenti adesso servono, diciamo, ad allargare l'emergenza, a stanziare le risorse che servono per l'emergenza e servono a fare tutti i provvedimenti per esentare le aziende, i cittadini dal pagamento delle imposte, per rallentare, per diciamo rafforzare la burocrazia per quello che serve qui, ma per fermare invece tutti gli adempimenti che le persone e le aziende oggi non possono portare avanti. Dopodiché ovviamente bisogna lavorare sugli indennizi e sulla ricostruzione, ma questo richiede una stima completa e secondo me va fatto anche un lavoro che riguarda la semplificazione delle procedure. Questa forse adesso è una delle cose più strategiche da fare, capire dove debba stare la responsabilità, capire come facciamo a concentrare tutte le risorse di cui disponiamo in quelli che oggi sono tantissimi livelli istituzionali e cercare di concentrarle per spendere subito quello che possiamo spendere. Queste credo che siano le cose più urgenti. Poi incontreremo martedì di nuovo il presidente Bonaccini e anche le varie rappresentanze economiche territoriali e anche da loro cercheremo di farci raccontare quali sono le cose più urgenti. Bisogna lavorare giorno per giorno, ma ci siamo. Vi ringrazio, buon lavoro. Col sindaco e il prefetto. Sì, un attimo. Qui hanno lavorato tanto. Grazie.